E ciao a tutti ragazzi, ed il Nico oggi è su BMG Drive. Ringrazio il caro Fabio Bonino per avermelo regalato. Sono rimasto, diciamo, stupefatto. Ho già provato un piccolo percorso, ovviamente così stranamente sono stato attirato da andare in Italia e ho fatto Crossroad Default e ho spawnato un mezzo. E molto carino anche il discorso del caricamento, vi dice cosa sta caricando in ogni momento. Gioco del 2015, se non erro, ma con un sacco di recensioni positive sin dall'inizio, ma tuttora stima questa classifica di recensioni, diciamo, positive all'inizio quando un gioco esce, quindi uno si fa già una sua idea in base all'esperienza, insomma, e all'idea della gente, di cosa vi dice, di cosa pensa, insomma, del gioco, appunto delle recensioni stesse, ma anche dopo mesi. Quindi veramente veramente interessante. Ero qua, dico, vediamo la mappa, sono rimasto stupefatto, guardate che mappa, non so, sembra Google Maps, e potete girare così in forma libera in tutte queste strade. E a me piacerebbe fare adesso una strada tipo questa. Potrei arrivarci da qua sotto se riesco, teoricamente quick travel sicuramente, ma anche, se ho visto bene, che avevo già cambiato prima vehicles, quindi non lo so, cioè c'è un imbarazzo della scelta. È un gioco moddabile, potete far di tutto di più. È un gioco che, da quello che mi ha raccontato Fabio, appunto, è molto dedicato, diciamo, al discorso guida, trasmissioni e danni, anche danni, perché probabilmente lo conoscete già, perché di sicuro non sono il primo a mostrarvelo, ecco. Però, se andate contro alle altre macchine o contro ostacoli o contro la vegetazione, inteso gli alberi, non i fili d'erba, distruggete il veicolo. È veramente veramente intrigante come cosa, cioè mi piace tanto questa guida libera, così ci sta. C'è anche la versione visuale che però vi fa andare fuori di strada. L'esperienza di guida, devo dire che a me piace. È cambio automatico in questo caso, anche l'altro veicolo, probabilmente o con qualche opzione o magari con qualche mod si riesce probabilmente a riportarsi con un cambio manuale. Ci proverò adesso, l'importante era fare un giretto, fare qualcosa di breve ma di interessante. Spero di riuscire a fare un po' di off-road, perché ho visto anche nei video che si può fare anche quello. Qua praticamente è una specie di uscita, gita, raduno, chiamiamolo come volete, con tanto di mezzaccio che, se non sbaglio, l'ho preso. Ah no, no, no. Prima, nella prova, prima ovviamente ne avevo preso uno che aveva addirittura la gabbia di protezione, insomma, quindi tanta tanta roba. L'ambientazione è interessantissima, cioè sembra di essere su Arma 3 fra un po', quindi non lo so, l'unico problema mi aveva dato un attimo, non so se lo rifarà ora o se si vede o si nota, non lo so, un attimo un problemino diceva che teoricamente avevo utilizzato un po' troppa memoria, non so, non ho ben capito, però il gioco comunque andava e guardate che scorci qua, mettiamoci in una vista, sono riuscito a fare la curva, no, è meglio fare un attimo una retro, guardate che vista, forse finisco anche di sotto. Targa che si è messa in automatico perché ha preso il mio nome, insomma il mio nickname di Steam, praticamente, quindi tanta tanta roba. L'unica forse cosa in questo momento, ma ripeto, ho giocato tipo 5 minuti, dopo ho detto vabbè, facciamo questo video che voglio mostrarlo e farlo conoscere, anche se, ripeto nuovamente, probabilmente molti di voi lo conosceranno già. Però l'unica cosa che ad esempio a me sembra un po' strano in questo momento, a parte che ho fatto io free ride, quindi corsa libera, diciamo andatura libera, fate quello che volete, la cosa strana è che non ci sia magari in questo momento come dire, un obiettivo. Sicuramente in altre
opzioni del gioco, lì ho visto che c'è tipo carriera, missioni, c'è qualcosa da fare, però sembrava che fosse da più che altro da distruggere il mezzo. Qua sarebbe interessante, non so, andare a esplorare, trovare qualcosa, farlo a tempo. Mettere un obiettivo avrebbe molto più senso che andare in giro, diciamo così, snowrunner, ok, vai in giro anche lì, così un po' random, però vai a cercare le missioni o vai appunto a completare le missioni. In questo caso è pura guida, pura gita della domenica, ci sta, perché è veramente interessante, rilassante. Dopo vi mostro magari qualche particolare del gioco. Qua vediamo se ci riusciamo, non è che abbia molto sterzo il mezzo, però vabbè. La camera si può guardare anche così da fuori. Tra l'altro qua posso mettere anche le marce basse, intervenire col 4x4, con i bloccaggi dei differenziali, ma è tutto un po' esagerato, diciamo, in questo momento è una strada bianca praticamente, quindi dai, ci sta di andare così. Non c'è il pilota, non so anche lì se è un'opzione o meno, però fa nulla. Devo dire la sincera verità, ripeto, che andare in giro così, pur non ci che non c'è insomma una meta, non c'è un obiettivo, non c'è un qualcosa, è secondo me molto entusiasmante. Potrebbe tornare utile addirittura come dire, no, come surrogato perché non è il termine giusto, ma come sostituto di SnowRunner, se vi devo spiegare qualcosa sul fuoristrada. Devo ancora provarlo, però non ho trovato finora una zona intrigante dove si possa provare l'ebbrezza, diciamo, del fuoristrada e di vedere se veramente la catena cinematica rimanete lì senza avanzare, se in un 4x4 si alza una ruota, eccetera, vedere se i differenziali bloccano veramente o se è una finta. Insomma, mi manca un po' di trovare quel luogo, però finora devo dire la sincera verità che comunque qua sto bene, perché guardate che roba, siamo in Italia, cosa volete di più? Non ho trovato un cartello di divieto di transito, quindi si poteva fare la strada tranquillamente, non c'è qua nessuno. Quindi meglio di così. Tra l'altro qua ancora è segnato addirittura il cartello col tornante, cioè un po' esagerata sta cosa, ma vabbè. Vediamo se ce la facciamo. E dopo appunto quello che vi dicevo prima di concludere, magari vi mostro velocemente in strada com'è, qualche altro mezzo e anche il discorso handling stradale, nonché il discorso danni, perché quelli riesco a mostrarveli subito. Trovare una zona da far fuori strada, eventualmente non so, faremo un altro video, cosa volete che vi dica. Cosa c'è scritto lì? Ah, Portino, arrivate al porto forse, Portino. Qua siamo su asfalto, il mezzo risponde bene, ripeto, è una maneggevolezza particolare, prima ho provato un pick up, ne aveva un'altra, quindi insomma ovviamente, e giustamente, se no altrimenti non avrebbe senso. Vedete, sto provando appunto un attimo la tenuta. Erano mezzi completamente differenti. Ne ho provati due finora, ma so che potete provare di tutto e di più. Appunto, il gioco è moddabile. Ma a parte le mod, che no, ovviamente non ho inserito nulla perché siamo a manco un quarto d'ora di test di gioco, appunto, includendo quella piccola parte che ho fatto prima di registrare. Ho visto che comunque ci sono camion, mappe differenti, potete attaccare rimorchi, insomma, di tutto e di più. Qua cosa segnano? Una strada con il 10%, è un altro stradino come quello di prima, molto intrigante ragazzi, vediamo dove ci porterà e dopo vi mostro appunto il discorso strada e non, anche se ripeto il gioco non è una novità, però come al solito per chi non l'ha mai giocato, per chi non l'ha mai visto è una novità. Piccolo parallelo, forse banale, come le barzellette, una barzelletta non è vecchia se uno non l'ha mai sentita, altrimenti può essere vecchia anche se ha una settimana, se l'ha già sentita, insomma. Qua c'è da stare attenti comunque, per qua rido, ma se finisco qua sotto, insomma, voglio dire, non è che sia proprio una gran cosa. Ritorniamo in cabina. Le camere sono tante, potete avere tipo Euro Truck Simulator. Questa addirittura secondo me segue anche meglio di Euro Truck, perché Euro Truck ogni tanto continua a rifare
Sì, anche qua in effetti, insomma, replica un po', però almeno è un po' più varia, secondo me, ecco. Beh, detto questo, cari miei ragazzi, direi che è il caso di provare magari qualche altra zona e qualche altra features particolare del gioco che ci sta da vedere prima di concludere il video. Come vedete, quindi qua tutti i mezzi disponibili, ripeto, in originale, non so se ce ne sono ancora, probabilmente sì, anche questo io l'ho preso velocemente, ma poi c'erano addirittura tutte queste versioni, quindi di ogni veicolo vedete che partite dalla versione base, versione magari con livree particolari, fino ad arrivare addirittura a qualcosa di estremo da Bahia, quindi diciamo che prendiamo per ora questa, Replace. Mi sono spostato di posto, vediamo se carica tutto il mondo correttamente. Carica le telecamere, eccetera. Perfetto. E Nick087, no, è proprio Nick87. Cioè, è una storia veramente particolarissima questa, eh. Cioè, fa veramente impressione, secondo me, come gioco. Ma impressione nel senso positivo del termine. Poter girare così è un misto appunto fra Euro Truck Simulator, SnowRunner per un certo punto di vista, altri giochi di rally. Qua ho un'altra tenuta di strada, sento proprio il volante diverso. Proviamo a fare un'inchiodata, quindi è veramente veramente strambo. Vediamo qua se riusciamo a fare la curva, andiamo sul ponte, ok. Vorrei provarlo dove ci sono meno ostacoli da poter guidare, cioè meno stacchi da andarci addosso nell'eventualità di un mio errore. Mamma mia. Un'altra frenata. Dove potremo andare? Scendiamo, dai. Vediamo qua se riesco a fare un piccolo testa coda. No. Con l'altra probabilmente perché era un altro tipo di trazione, ma quella che non avete visto ci si riusciva. Comunque, se sentite, vedete anche i segnacci per terra. Ci vorrebbe un altro mezzo a far bene, però ci sta. Tra l'altro, appunto, dai, prima di concludere, volevo farvi vedere senza far troppi danni perché non sarebbe giusto, non sarebbe bello, ce ne sono abbastanza, però vediamo ai 10 all'ora cosa succede contro l'albero. Si è incognato, diciamo, il cofano e poi vi segna i danni, eh? Poi se fate troppi danni, ovviamente, come dire, si ferma anche il veicolo. Andando un po' più veloce, il cofano, come dire, deve andare da carrozziere se è anche distrutto il vetro. Questa cosa, voglio dire, non è che mi piaccia proprio tanto pubblicizzarla perché non è una cosa bella dal punto di vista del gioco, però lì sì, perché significa che hanno simulato i danni, è un esercizio di stile, insomma, che ci sta come cosa, quindi mi piace, mi piace. E per il resto, ripeto, non è che sono un fan di star lì a fare danni, incidenti, sì, sono cose che attirano. Ho visto ancora video fatti proprio su MG Drive, se non erro, di gente che distrugge il mondo. Sì, vabbè, succedono già purtroppo nella realtà, non vedo perché doverle anche simulare. Ci sta, però a me interessa la parte fisica che ci sta dietro, perché su simulatori, appunto come Farming, che mi conoscete per quello, non dico che vado apposta a fare incidenti, però se col trattore slitto, finisco in un fosso e vado contro un albero, ci starebbe insomma che il cofano si piegasse a questa maniera. Quindi quello sì, ecco che io vado a prendere il bello di ogni gioco e spero che arrivi insomma in qualche altro gioco come che prendano insomma esempio e spunto, insomma quello è poco ma sicuro. Ah, il paletto io speravo di, non so, che lo abbattesse, invece no. Comunque vabbè, dai, niente ragazzi, che dire, video velocissimo così, non è una presentazione, non è nulla in più di quello che già esiste, perché ripeto, è un gioco vecchio, quindi sono l'ultimo che arriva a mostrarvelo. Non ci penso nemmeno di presentarlo da zero, perché non ha senso, non è questo il luogo. Però volevo farci un giretto ed è interessante, volevo farvelo conoscere come notizia, diciamo, proprio così banalmente, nel senso,
così per trasportarvi anche voi in qualche altro posto. Insomma, vediamo un attimo proprio così perché sono curioso. All'aeroporto, siete qua al parcheggio addirittura. Cioè, veramente veramente interessante per essere un gioco che ha la sua età, secondo me si difende veramente veramente bene. Quindi, ripeto, io ve l'ho mostrato per chi magari non l'ha mai visto, per chi magari è interessato così, ma banalmente anche una piccola mia opinione. Ripeto, secondo me è molto valido nonostante sia vecchio come gioco e potrebbe essere divertente per tutti quelli a cui piace, insomma, guidare, provare, smanettare. Mi preme solo non aver trovato un attimo la parte off-road, però eventualmente se ci spendo dentro un attimo ancora di tempo e trovo qualcosa, non si sa mai che un altro 10 minuti ve lo mostro, altrimenti ci troviamo sui soliti video. Vabbè, dai, detto questo, cari miei ragazzi, mi sono preso qua dietro due panini. Vado in quota a vedere se trovo una panchina, un tavolino e qualche vista magnifica da guardare intanto che si pranza, insomma, diciamo che facciamo finta che sia gita della domenica. Non c'è nessuno, non so, probabilmente è anche un effetto per non appesantire il gioco, forse magari nelle opzioni potete settare molte cose, anzi ho già visto che si possono settare molte cose, però ripeto, non l'ho proprio esplorato così a lungo, sono stato molto più colpito dal dammi qua il volante che guido e provo a vedere cosa succede, insomma, perché ci sta. Niente, dai ragazzi, dov'è qua la vista da fuori? Quattro frecce, non so come si mettono, ma vi saluto così comunque a bordo strada su una curva che non sarebbe da mettersi. Vabbè, non c'è nessuno, abbiamo detto. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi, e ovviamente ringrazio il caro Fabio Bonino che mi ha donato questo gioco, non è stato il primo abbonato e amico che mi ha donato un gioco, però in questo caso appunto è lui il fautore, insomma, di questo gioco e quindi è anche lui, diciamo, è dedicato il video.